E bello a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo tornati oggi con un nuovo episodio di Crash Bandicoot e l'ira di Cortex. Oggi stiamo andando a fare la Warp Room numero 3, ragazzi. Dopo aver completato le prime due, ho lasciato un po' in sospeso questa serie, ma adesso la insomma, la continueremo. Perché da oggi appunto, raga, ripartono i video da oggi. No, raga, comunque ho visto che gli episodi precedenti vi erano piaciuti, quindi ho dovuto far tornare questa serie. Come ragazzi, da quanto è vero che stanno arrivando anche nuove serie, però prima dobbiamo concludere queste vecchie serie che non voglio lasciare, cioè che non voglio lasciarle arretrate. Perché sennò dopo, raga, quando vi devo portare nuovi titoli è un po' un casino. Un esempio, raga, da quanto è vero che tra qualche giorno inizieremo anche noi la storia di The Last of Us parte 2. Ok. E raga, lasciamo da parte tutte le mele perché tanto regà di vite ne abbiamo molte. Cioè, quindi mi sembra un po' inutile. Però io, raga, vi dirò che forse non lo reputo il gioco peggiore della saga di Crash comunque. Però vabbè, raga, cioè, devo dire che questi sviluppatori qua ci hanno provato a farlo come i vecchi Crash, ma è un po' impossibile riproporre appunto i vecchi giochi con i nuovi, anche se Crash Bandicoot 4, come avete visto la mia reaction, sinceramente mi è piaciuto molto, penso che sarà veramente un bel titolo da giocare, ci giocheremo subito, fin dal primo giorno, proprio al day one lo prenderemo, cioè lo giocheremo appunto al day one. E voi tutti vi chiedete perché sei morto, perché non ho fatto il bonus e quindi lo devo fare, giustamente. Ok, bene così. Ok. E bene così. Io, raga, penso che l'era di Cortex sia uno dei giochi forse più strani di Crash. Cioè, perché non rappresenta per nulla i primi tre capitoli. Cioè, sembra magari una rivisitazione per PS2 di Crash 3 Warped. E vabbè, ragazzi, hanno provato almeno. C'è gente che ci avrebbe voluto provare, ma quelle persone lì purtroppo non sono riuscite a tenere testa. Quindi, ragazzi, ma perché produrre comunque sia giochi vecchi, magari con una casa che appunto non ha mai prodotto quel tipo di giochi, è un po' impossibile. E vabbè, dai, però, mago di merda. Cioè, raga, forse la cosa che odio di più sono forse i maghi proprio in questo gioco.
perché mi fanno perdere sempre vite. Ed era proprio così. Ok. Ok, raga. Vabbè, dai, ma allora sono cretino anch'io, però. Dai. Bene, cristallo. Bene così. Ok. Abbiamo completato già questo primo livello di oggi. Ok, credo che ancora qualche livellino possiamo farcelo. Siamo avanti con il livello 12. No, che mi devo avvicinare, dillo prima. Oddio, raga, qua dobbiamo usare Coco. Sì, è vero, in tsunami bisogna usare Coco. Perché io, raga, io odio utilizzare Coco, perché secondo me, raga, nei giochi di Crash c'entra ben poco, anche se forse in Cortex Strikes Back non vuol dire che doveva continuare a esistere nella saga, secondo me. Ok. Allora ragazzi, io mi scuso già perché sono molto raffreddato. Quindi raga, se vi sento un po' raffreddato, sapete il perché. Ok. Quattro, cinque. Ok. Un'altra parte. Bene così. Ma che figo, raga, qua dobbiamo usare anche il monopattino. Bello. E vabbè, raga, però anche a mancare le casse, però. Ok, cristallo. Oh, checkpoint.
Gemino. Allora la gemma ci porta qua, che è una zona secondaria, appunto. Quando prendi la gemma puoi andare da un'altra parte, che normalmente nel livello non puoi andare. Io, ragazzi, so che questa qua è una guida completa, vi faccio vedere tutto quello che c'è da sapere. Ok, vedo. Io adesso sono dovuto morire perché non è qua la fine, ma è qua. Perfetto. Io, ragazzi, direi che per questo video può essere anche tutto. Noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio. E niente, bella.